Buonasera. Buonasera, benvenuti a questo nuovo webinar della prossima generazione. Io sono Stefano Carpani, psicoanalista junghiano e sociologo, in veste di moderatore. Stasera parleremo di giovani, i giovani e il futuro della città. Con me ci sono Chiara Liso, architetto, non architetta, Chiara Visconti, assessora, non assessore, e capirete poi perché sottolineo questo, e presidente di Milano Sport. E poi c'è Ermete Relacci, che mi ha chiesto di non presentarlo come onorevole Ermete Relacci, quindi Ermete Relacci, già deputato presso la Camera dei Deputati della Repubblica Italiana, fondatore e presidente onorario di Lega Ambiente e presidente di Symbola. La pandemia, e ieri era l'anniversario di quella colonna di camion militari che portava le bare da Bergamo ai vari crematori italiani. La pandemia ha travolto le nostre vite, potremmo dire, forse con un tono tragico e drammatico. Improvvisamente ci siamo ritrovati a vivere isolati, non più liberi di uscire. Le nostre città, che sono il luogo per eccellenza della socialità, dell'incontro, dello scambio, si sono spente e svuotate. I giovani si sono improvvisamente ritrovati privi e privati delle opportunità di edificazione di quel capitale sociale fondamentale per diventare persone adulte. Questa pandemia sfida proprio loro, proprio noi, i giovani. E gli sfida a ripensare nuove modalità relazionali verso gli altri e verso il tessuto urbano, perché possono essere i veri protagonisti di una stagione di rinascita. Questa sera parleremo dei giovani e del loro rapporto con la città del futuro, non il futuro della città. E ci chiederemo qual è il futuro della città. Città intesa sia come urbis, ma anche come citas. Come vivono i giovani nella città oggi? Tra home working, homeschooling, le difficoltà quotidiane già note prima della pandemia e quali caratteristiche dovrebbero avere le città del futuro affinché queste siano ecologiche, eque, solidali, sostenibili e generative? Io alcuni anni fa, era il 2010, ero abbonato ad una rivista un po' fighetta, si chiama Monaco, dove, credo fosse il maggio del 2010, si parlava non del futuro della città, ma della città perfetta o della via perfetta. Chiara Liso, architetto, non architetta, si può parlare della città perfetta o della strada perfetta? Ma direi che è un po' difficile, oserei dire quasi un po' utopistico parlare di città perfetta. Io credo che la strada giusta per trovare un buon equilibrio di una città sia mettere al centro i bisogni del cittadino che la vive e che il cittadino in qualche modo si senta nello stare negli spazi della sua città si senta un po' anche rappresentato e si senta parte di quella realtà e quindi che non abiti, insomma, che la sua dimensione non sia semplicemente confinata nel suo appartamento, nella sua casa. Chiara Visconti, questa sera abbiamo molto Chiara, anche Chiara San Marco che ci aiuta dalla regia. Chiara Visconti, noi ci siamo conosciuti nel 2010, quando tu sei diventata assessora presso il governo della città di Pisapia. Che memoria hai di quegli anni? Perché Milano, se guardiamo ai nomi e ai partiti di appartenenza dei sindaci, è sempre stata dal dopoguerra una città socialista, tranne il ventennio 93-2010, quando prima Formentini, poi Albertini e poi la Moratti hanno guidato la città. Che città avete ereditato? Ma allora, io ho una memoria, diciamo,
Beh, personale è assolutamente straordinario, nel senso che io ero una manager di una grande azienda che è stata chiamata davvero da un giorno all'altro da un sindaco che non conosceva se non per averlo votato e per averlo fortemente voluto a prestare la sua diciamo esperienza come società civile in una nuova giunta che nasceva ahimè nazione del sindaco da una fortissima richiesta di cambiamento che la città, i cittadini e le cittadine avevano espresso. Era una, diciamo, Milano che si era un po' chiusa su se stessa, si era un po' allontanata, secondo me, davvero dal sentimento delle persone, dalla voglia di vivere la città e si era un po' richiusa in eventi esclusivi, quindi aveva un po' questa accezione di una città appunto un po' chiusa e per certi versi che allontanava un po' le persone se non dentro certi giri particolari o anche certi business particolari, penso alla moda, penso al design, ma che venivano sempre vissuti in un'accezione abbastanza esclusiva e le persone avevano voglia di cambiare un po' e soprattutto di diventare anche un po' più europei. La cosa che si sentiva molto spesso a Milano era perché le cose che vediamo a Berlino, all'estero, non possono succedere anche qui? Perché la gente non, i musicisti non suonano nelle piazze, per fare un esempio, no? Perché non ci sono manifestazioni all'aperto dove si può andare a partecipare? Perché non si può andare in un parco e stendersi al prato, nel prato e passare delle ore? Questa era proprio una richiesta profonda di cambiamento che cambiasse proprio il DNA della città e quindi sulla spinta di questa grande richiesta, questa giunta ha avuto la possibilità di cambiare alcune cose, proprio perché c'era questa onda molto forte di sostegno alla giunta. E quindi i miei ricordi sono proprio di una volontà fin dall'inizio, fin dalle prime giunte, mi ricordo le prime riunioni di giunta, per me era tutto nuovo, era tutto un linguaggio nuovo, la politica, però questa volontà molto chiara che era un collante tra di noi di aprire la città, di farla diventare luogo di incontri. Infatti le grandi manifestazioni che oggi ancora, la Milano Digital Week per esempio, ma le antesignane sono Book City, Piano City, cioè sono nati in quel tempo, in quegli anni, era il 2011 in realtà, le prime manifestazioni di piazza, di dove la cultura, appunto la musica, l'editoria potesse arrivare al di fuori dei circoli stretti che la producevano. E quindi una città che ha iniziato a relazionarsi in modo molto forte con i suoi abitanti, facendo nascere tutta una serie di eccellenze molto interessanti, penso a tutti i progetti di copartecipazione, i giardini condivisi, tutta una serie di esperienze che poi hanno segnato Milano, per cui Milano, secondo me, in estrema sintesi, per certi versi si è aperta e è tornata a essere più vissuta, penso alla Domenica a Spasso, più anche popolare, ma per certi versi poi si è uniformata delle prassi europee che appunto chiunque di noi viaggiasse vedeva, tant'è che all'inizio dei primi anni della nostra giunta il commento che sentiva tra le persone era: ma come, Milano sembra di essere all'estero? E questo era proprio, ci faceva capire che stavamo prendendo il passo verso una dimensione un po' più europea, più aperta e, ripeto, anche più interessante, più vivace. Più frizzante. Io sono milanese, io sono cresciuto negli anni 90, negli anni 2000. Milano è una città molto grigia, una città dove dal lunedì al venerdì si andava a scuola, si andava a lavorare e poi venerdì sera si partiva per il weekend al mare, in montagna, chi lo poteva fare, perché la città non offriva niente, niente. Era una città depressa e da psicoanalista, insomma, non è una cosa felice. Uno potrebbe anche dire: è arrivato Pisapia, ha portato una ventata di freschezza e usando un film che per me è molto bello, che è un po' il film che ha ispirato la prossima generazione, o una frase: non ce l'hanno lasciata ricostruire l'Italia, un po' voi l'avete ricostruita a Milano. È arrivata la primavera con la vostra giunta. Ermete, mi raccontavi che anche per te Mediterraneo è un film molto importante, però un film che frustra, no? Perché alla fine del film, proprio come abbiamo raccontato molte volte in questi webinar, i militari si ritrovano anziani, brizzolati, vecchietti, di nuovo presso l'isola e sono proprio infelici. C'era tanto fermento, ma non ce l'hanno lasciata cambiare l'Italia. Milano, stranamente, è cambiata. Tu sei stato uno dei primi a puntare sull'ambiente, fondatore e presidente di Lega Ambiente, deputato presso la Camera dei Deputati, adesso presidente della Fondazione Simbola. Le cose si possono cambiare? E come, dal tuo punto di vista? Soprattutto quando, con il nuovo
governo abbiamo un ministro per la transizione ecologica. Tante questioni sicuramente si possono cambiare, altrimenti non varrebbe neanche la pena di stare fra le 7 e le 8 a discutere, diciamo, tu a Berlino, Varese, Milano, io sono confinato a Roma, io che giravo tantissimo, diciamo, lontano da questa pandemia, uno lo fa anche perché pensa che le cose si possono cambiare. Sì, anche a me ha fatto piacere vedere che tu usavi quella metafora, svelo l'arcano. Io oggi mi sono andato a documentare, ho visto che c'era sulla rete un faccia a faccia fra Stefano e Mauro Magatti, che è un mio amico, e ho visto che Stefano usava questa metafora che ho usato a volte anch'io, in quel film bellissimo, a me piace, poi mi malinconisce la fine, però è un film molto... molto bello, Mediterraneo di Salvatores, e alla fine quella frase mi ha fatto sempre arrabbiare, perché diciamo è una dichiarazione di impotenza programmatica, non so come dire, per carità, le cose sono sempre difficili, nessuno ti regala niente, no? Però dipende molto dalle scelte che facciamo, no? E dipende molto anche dal saper capire, mi è venuto in mente prima quando tu dicevi esiste la città perfetta, no? Mi è venuta in mente una frase di Bob Marley che una volta ha detto che le cose più belle non sono perfette, sono speciali, no? Bisogna saper cogliere, diciamo, nelle differenze delle città, nelle differenze di situazioni, i fili che portano a spingere. Dico anche che io sono ambientalista da molto tempo, mi sono impegnato su questi temi, ma ho sempre percepito la battaglia ambientale come un'avventura, non come un insieme di regole e di obblighi, no? Non come un insieme di prescrizioni. Uno degli ambientalisti più intelligenti che l'Italia ha avuto, Alex Langer, ha detto una volta che la transizione ecologica si sarebbe affermata solo quando sarebbe stata socialmente desiderabile, no? Socialmente desiderabile significa tante cose, significa economia, significa gioia di vivere, significa le cose che diceva Chiara Bisconti su una Milano che rinasce. Lì, per esempio, è stato poco indagato il passaggio di testimone che c'è stato all'inizio di questo millennio, no? All'inizio di questo millennio sembrava quasi che Roma avesse trovato una sua cifra per parlare al mondo, no? Le giunte di Rutelli, di Veltroni, sì, sì, sì. E che Milano invece fosse una città ripiegata, no? Non, pagava anche, diciamo, il declino del ruolo di capitale morale d'Italia, se vuoi, che poi in parte è stato ripreso. Invece poi si sono rapidamente invertite le cose, no? Il che significa che, adesso non lo dico a te, ma che gli elementi soggettivi e psicologici contano tantissimo, e poi contano tantissimo soprattutto in Italia, perché noi siamo un paese criptodepresso, perché siamo un paese che è in grado di vedere i suoi mali senza affrontarli, no? Ma è poco in grado di vedere i suoi punti di forza. E invece io penso che anche nella battaglia ambientale e anche nel valutare le nostre città e la loro evoluzione, capire i punti di forza è fondamentale, capire da dove puoi partire, diciamo, ecco, adesso da dove partire è fortunatamente proprio questa transizione verde che incredibilmente l'Europa ha fatto proprio con grande nettezza, no? Anche lì c'è stato un passaggio che non era scontato. Io ricordo che quando il Papa andò a Berlino nel 2014, fece un discorso sull'Europa, anche politicamente scorretto per la verità, come paragone, perché durissimo, perché disse che l'Europa gli sembrava vecchia e stanca, e la paragonò una nonna non più fertile e vivace. Io penso, non avesse detto il Papa, sarebbe stato linciato per questo paragone un po' così. Però aveva ragione, nel senso che l'Europa sembrava veramente vecchia e stanca. Poi i traumi, la Brexit e da ultimo anche la pandemia hanno portato a cambiare rotta. E adesso quell'opportunità di affrontare i problemi ambientali a partire dalla crisi climatica, però producendo un'economia che è più forte proprio perché è più a misura d'uomo, è un'opportunità straordinaria che richiede però lo spirito adatto, perché se uno non la percepisce anche come un'avventura, come una sfida, non ce la possiamo fare. Ecco, se uno è
mi sembra che fosse poi Abbadantuono quello che pronuncia quella, entra in modalità Abbadantuono fine di Mediterraneo, è destinato alla sconfitta. Mi voglio portare un esempio che non è italiano-milanese, noi a volte siamo esterofili, ma lo faccio perché c'è un architetto giovane, spero di pronunciare il nome bene, Bjarke Ingels, dello studio BIG di Copenaghen. Nel 2012, e Copenaghen, ricordiamoci bene, ha vissuto una vita parallela con Milano. Lui raccontava, come ho raccontato io poc'anzi, la mia esperienza a Milano, e Copenaghen erano depresse. Non c'erano ristoranti a Copenaghen, era una città grigia, grigia anche perché l'inverno è lungo, uggioso e fa freddo. Bjarke Ingels, con un'associazione privata che si chiama Rialdania, nel 2012 portò avanti un progetto in un quartiere non centrale, che si chiama Norrebro, un progetto che si chiama Superkielen, un progetto che puntava alla celebrazione della diversità. Era un quartiere, è un quartiere multiculturale, preferisco dire multiculturale che multirazziale, e lui cosa disse? Nella piazza principale, che dobbiamo rifare, ci mettiamo una bella fontana in stile marocchino, perché c'è una forte comunità marocchina. Mettiamo un bello scivolo a forma di piovra, di octopus, che viene dal Giappone. Mettiamo le panchine, che sono le tipiche panchine di Pim Pum Pam. È un esempio. Chiara Liso, tu che sei da più di 9 anni presso Lombardini 22, uno studio di architetti che per noi è molto generativo, mi raccontavi oggi che con il Comune di Milano avete collaborato ad un qualcosa di molto interessante, l'urbanistica tattica. Che cos'è l'urbanistica tattica? Allora, l'urbanistica tattica sono degli interventi molto semplici, ma diciamo immediati ed efficaci, che vanno a modificare alcuni brani di città, piazze piuttosto che svincoli, vanno a mitigare un po' il traffico veicolare e in qualche modo un po' a cercare di contenerlo e ridando un po' un nuovo assetto e un nuovo aspetto, diciamo, alla piazza, creando e generando socialità. Dunque, il progetto, diciamo, è portato avanti, voglio specificare, dal Comune di Milano. E lo trovo un intervento molto simile e per certi versi paragonabile all'intervento che hai citato, nel senso che è un tipo di approccio che è stato immediato e che in qualche modo coinvolge anche la comunità pubblica, facendo una sorta di progettazione partecipata e che permette poi alle persone di sentirsi rappresentate e sentirsi parte di quello spazio. E quindi credo che sia un tipo di approccio molto interessante che andrebbe, come dire, portato avanti, anche perché credo che in questa situazione di stallo attuale in cui siamo, attività di questo tipo che in qualche modo modificano velocemente le realtà e servano e ci aiutino in qualche modo a creare una reazione immediata. Inoltre sono interventi leggeri, temporanei, e che in qualche modo sono anche reversibili e aiutano a avere una visione, diciamo, a studiare come viene effettivamente poi occupato lo spazio, come viene in qualche modo abitato, e permette poi un'eventuale riprogettazione, un'eventuale modifica, uno studio di quali sono poi le percezioni di quegli spazi. Quindi lo trovo, diciamo, un approccio molto interessante da poter portare, che il Comune di Milano, secondo me, è bene che porti avanti, ecco, dal mio punto di vista.
Lombardini 22 fa parte del, chiamiamolo, ecosistema generatività. Generatività sociale è un concetto portato avanti ormai da qualche anno da Chiara Giaccardi e Mauro Magatti. Che cos'è la generatività sociale o psicosociale? Parte da un desiderio, desiderio di mettere qualcosa al mondo, portare questo qualcosa avanti, accompagnarlo e poi lasciarlo andare, non lasciarlo andare al suo destino, abbandonarlo, ma lasciarlo andare perché quel qualcosa deve prendere una responsabilità. Qual è, quale potrebbe essere la generatività urbana, urbanistica, architettonica? Dal nostro punto di vista, io credo che la generatività architettonica urbanistica si faccia, cioè, si porti avanti un po' con il confrontarsi, l'aprirsi a confrontarsi non solo tra specialisti, ma in qualche modo contaminarsi con altre realtà, con, parlando appunto con sociologi, piuttosto con affrontare, diciamo, l'argomento un po' più a tutto tondo, che ti permette di avere un approccio più a 360 gradi. Diciamo che l'approccio generativo che noi abbiamo internamente allo studio parte proprio dall'interno, nel senso che il nostro approccio generativo è basato su sull'aprire lo studio ai giovani, anche al fatto di poterli crescere. Io stessa sono, diciamo, figlia un po' di questo approccio. Sono in Lombardini da 10 anni e sono arrivata con poca esperienza, e tutta la mia esperienza e la mia formazione l'ho fatta grazie a, diciamo, allo studio. E negli ultimi anni in particolare si sta un po', c'è proprio la volontà di creare, di fare formazione interna. Abbiamo internamente fondato negli ultimi 2 anni, l'abbiamo chiamata l'Accademia Lombardini, in cui c'è proprio uno scambio interno di competenze. Noi siamo una realtà abbastanza, diciamo, con una realtà sfaccettata, che ha più business unit al suo interno e più competenze, e in qualche modo questo approccio trasversale e queste contaminazioni aiutano ad avere una sensibilità e a creare appunto un dialogo generativo e a creare sinergie generative di nuove idee, nuovi approcci che singolarmente oppure stando, diciamo, ristretti nel proprio orticello non si riuscirebbe a fare. Invece, diciamo che l'aprirsi ai nuovi giovani, alle loro idee più fresche, più innovative, dargli spazio, ma poi anche aprirsi ad altre realtà, non solo le realtà prettamente architettoniche, ma al territorio, o affrontare, come dicevo, tematiche da più punti di vista, non solo quello strettamente nostro, professionale architettonico. Grazie. Domanda che vale sia per Chiara Visconti e per Ermete. Cosa può fare l'amministrazione pubblica? Tu, Chiara, quando eri assessora, o tu, Ermete, quando eri deputato, per i giovani, per gli under 40. Perché? La prossima generazione nasce con l'obiettivo di raccogliere idee, progetti della nuova generazione, degli under 40, che possono, noi vogliamo, diventino i protagonisti di una nuova fase di ripartenza, che tutto il paese attende. Ma questa ripartenza l'aspettiamo un po' come Milano aspettava la ripartenza. Roma stava ripartendo e poi Roma è crollata. Milano riparte, forse Milano ricadrà. Che cosa possono fare le amministrazioni per i giovani e con i giovani? E magari ci vuoi raccontare qualcosa della tua esperienza con i giovani, con gli under 40, quando eri assessora presso il Comune di Milano? Anche perché la tua delega ricopriva cultura, sport. Adesso sei presidente di Milano Sport. Cultura no, però sì, tante cose legate ai giovani sicuramente. In generale, sentivo anche prima
l'intervento di Chiara Liso, ovviamente la partecipazione è secondo me quello che possono e devono fare le amministrazioni di ogni ordine e grado, sempre. E questa parola che sembra un po' abusata o forse che anche magari un po' desueta, in realtà è cardine, nel senso che l'amministrazione non è altro che un gruppo di persone o elette o comunque chiamate a prendere delle decisioni che sono collettive, e ogni tanto noi ci stupiamo, no? Un po' di dire ah sì, sarebbe funziona quando le persone possono dire la loro, ma in realtà dovrebbe essere così sempre, cioè i cittadini e le cittadine, le persone che appunto che abitano un paese sono l'espressione stessa del paese, quindi per me è proprio un tratto distintivo che secondo me noi italiani abbiamo un po' perso, perché appunto per noi tutto quello che è pubblico è burocratico, è lontano, è ostile. In realtà invece, ripeto, la chiave magica, se tu mi chiedi ma qual è stata la parola vera della rinascita di Milano, è davvero la partecipazione, cioè il fatto che le scelte dalle più alte alle più quotidiane fossero sempre prese con le persone, ma senza demagogia, ma nella pratica, aprendosi alle consultazioni con le associazioni, facendo i progetti con le associazioni. Adesso c'è Ermete Galaci di Legambiente, ma Legambiente a Milano ha una quantità di progetti concreti sul territorio fatti insieme alle istituzioni che fanno capire poi perché la città è più vivace ed è più appunto reattiva, e perché appunto le cose quando vengono fatte con le persone trovano la loro specificità e anche la loro grandezza. L'urbanismo tattico che abbiamo sentito raccontare vuol dire che si va davvero con le persone e si decidono delle cose insieme. Io ho sotto casa l'ex scuola dei miei figli, davanti alla scuola finalmente dopo anni in cui le macchine di quattro genitori incalliti a portare i figli con la macchina avanti a scuola hanno smesso di poter entrare, adesso è diventata una zona piena di tavolini ping pong vissuta, cioè immediatamente le persone si riversano, e questa cosa è stata fatta con l'associazione della scuola, con i genitori che hanno dipinto per terra. Quindi ci stupiamo un po', ma dovrebbe essere la regola. E vengo ai giovani, cosa si può fare per i giovani? Esattamente questa cosa qui: coprogettare con i giovani, offrire a loro degli spazi che sono gli spazi fisici spesso o degradati o abbandonati, dove far partire delle attività. Io ho davanti agli occhi qua l'esempio di quando abbiamo progettato uno skate park con soldi pubblici fatti in un luogo pubblico, dove spesso le amministrazioni sbagliano perché fanno delle cose dall'alto al basso e che poi non vengono utilizzate. Noi l'abbiamo coprogettato, ma coprogettato vuol dire proprio all'inizio con le associazioni di skater, tutti i ragazzi che sanno esattamente qual è la pendenza, qual è l'angolo, qual è diciamo la cosa da fare giusta, perché oggi c'è un posto che è frequentatissimo perché i ragazzi che l'hanno coprogettato sanno esattamente cosa volevano e oggi li utilizzano. Quindi cosa può fare l'amministrazione, secondo me, con il mantra, con il faro, con la stella polare della partecipazione fatta per ogni scelta? È chiaro che poi dà ai giovani un'opportunità di fare una serie di cose, e forse prende dai giovani che hanno energie nuove, attitudini nuove, conoscenze nuove, prende quella vitalità che poi permette appunto di creare sul territorio non delle cattedrali nel deserto o delle manufatti non utilizzati o dei posti esclusivi, ma delle espressioni della coralità delle persone che abitano in una città, di cui i giovani possono essere sicuramente una parte forse la più vitale, forse la più interessante da coinvolgere. Quindi per me la risposta è partecipazione, decisioni partecipate e applicazione sul territorio dell'effetto di queste decisioni che vengono prese. Mi piace il tuo riferimento alla partecipazione, che poi è la partecipazione tra generazioni, transgenerazionale. Ciò che mancava a Milano prima della vostra giunta era proprio questo. Ermete, dal tuo punto di vista, la tua esperienza. Beh, io penso che adesso, stiamo parlando di una buona politica, c'è anche una cattiva politica, ecco, quindi sì. Mi concentro sulla parte positiva, diciamo. Io penso che deve creare le precondizioni, non può risolvere i problemi, però deve creare le precondizioni per un'avventura, per una sfida, no? Queste in città passano molto anche per questioni ambientali, cioè verde, traffico, rifiuti, tutte partite che peraltro chiamano molto alla partecipazione, come diceva adesso Chiara. Spesso viene sottovalutato, ma per esempio ci sono poche cose che testano il rapporto che c'è fra un cittadino e le amministrazioni come la raccolta differenziata. Cioè tu una raccolta differenziata, se non hai un buon rapporto con i cittadini, non la fai, no? E vorrei ricordare che Milano è, assieme a Vienna,
la città europea sopra il milione di abitanti che ha la raccolta differenziata più alta, quindi evidentemente ha un serbatoio, diciamo, di coscienza civica che può essere investito anche in tanti altri settori. Secondo me, alla fine della fiera, le amministrazioni devono difendere le aree deboli della società, perché sono anche un indicatore biologico. Io non riesco a immaginare una città del futuro in cui i bambini e i più deboli, gli anziani o quelli che hanno meno risorse, stiano male, perché se stanno male loro, sta male tutta la città, no? E creare le condizioni perché gli altri liberino le proprie energie, a partire dai giovani. Dopodiché ognuno deve fare la sua parte, ecco. Aristotele diceva che le città si fondano sull'amicizia, no? Che poi è una forma di partecipazione anche quella alla vita, se vogliamo, degli altri. Devono favorire che le relazioni siano un propellente anche per l'innovazione, per il futuro, no? Io ho scoperto recentemente, a me, vedendo, non sono così colto, vedendo una trasmissione su History Channel, che Tamerlano, che era un terribile, fortissimo condottiero della seconda metà del 300, diciamo, fu un grande sterminatore, peraltro, si valuta che abbia ucciso il 7% della popolazione mondiale, diciamo, da fare invidia a Hitler. Però era un condottiero molto abile e aveva una tecnica. Quando doveva decidere un villaggio da attaccare, no? Mandava prima degli esploratori per capire se in quel villaggio esistevano dei fondi, dei forni per famiglia o dei forni comuni, no? E attaccava sempre prima i villaggi in cui c'erano dei forni divisi, perché forni divisi significa che quel posto era più debole. No? La forza di una città dipende da alcune scelte strutturali. Io penso, peraltro, che Milano abbia avuto anche la fortuna di aver seguito un filo urbanistico anche con giunte di colore diverso, questo lo devo dire, perché poi se non, no? Certo. Anche certo. Se poi quello che produce la vivibilità di Piazza Gaia Olenti non è solo un dato fisico, è un dato legato allo spirito della città, no? Ci sono posti che vivono, posti che non vivono, senza che sia possibile costruire un algoritmo per questo. Le buone amministrazioni difendono i deboli e creano le precondizioni perché questo accada. Alcune di queste precondizioni sono fortemente connesse all'ambiente. Pensate alla crescita dell'attenzione per il verde, no? Che è sicuramente oggi molto più forte di quanto fosse 20 anni fa. Non è solo un'attenzione ambientale o estetica, è un'attenzione anche a un qualcosa che unisce, no? Come un qualcosa, come un tessuto connettivo. E da questo punto di vista, io penso che Milano, forte anche di un'economia che spingeva, poi ragionando sarebbe lungo. Io ricordo quando un pezzo di Milano non voleva l'Expo, no? Certo. E quando certo. Dico il pezzo che non voleva l'Expo, non era solo un pezzo politico. Io, la classe dirigente milanese, quella, diciamo, più l'alta borghesia milanese percepiva, una parte dell'alta borghesia milanese percepiva l'Expo come un fastidio, no? Cosa vogliono questi villici che vengono a darci fastidio? E invece io penso che simbolicamente l'Expo sia stata importante anche per Milano. Oggi c'è una partita che non è facile capire come evolverà, secondo me, proprio rispetto ai giovani anche, che è il rapporto città e il resto del territorio. Milano si è sempre sentita un po' come una città-stato, come una città che da sola dialoga con il mondo, no? La pandemia sta cambiando questo, no? Per esempio, dicevamo prima dell'inizio, il fatto che gruppi, che studenti inglesi o tedeschi vadano a studiare, a fare l'università da remoto in un paesino calabrese o sardo, cosa che è accaduta, no? Fa capire che anche i piccoli comuni possono avere nuova vita, no? E questo che rapporto ha con le città? Torneranno ad essere quello che erano prima, anche se le nostre città non sono mai state megalopoli. Nessuna delle città italiane ha le caratteristiche di una megalopoli. I giovani dove preferiranno vivere? Sì, certo, la città favorisce scambi umani molto
però deve favorire anche un'intensità di relazioni, perché se devi stare davanti al computer forse stai meglio in un bel paesino, no? Stai meglio in città se poi vai anche nei tavolini che magari hai isolato tu dipingendoli davanti alla scuola, ecco. Sì, quando manca, quando in città manca quel plus, che è la cultura forse, spettacolo, cultura, sì, socialità, amicizie, e ritorna all'opzione natura. Ecco, io da psicanalista credo, lo dicevo già un anno fa, che il lockdown del Covid è un messaggio chiaro che la natura ci ha dato, to slow down, come direbbero gli inglesi, no? Rallentare un pochino quella necessità del superfluo che abbiamo avuto negli ultimi 20 anni. Chiara Liso, da architetto, dentro e fuori, gli architetti lavorano spesso, più delle volte fuori. A un certo punto ci siamo ritrovati tutti dentro. Guardiamo al futuro. Qual è il futuro della città? Come saranno le città del futuro in un momento in cui in Italia si è ancora in lockdown? Mi viene un po' difficile. Si può programmare qualche cosa? Si può pensare al futuro? Questa è la domanda. Perché a volte, scusami se ti interrompo, ma no, facevo riferimento a Monaco ed è un'idea molto banale, quella della città del futuro, quella della via del futuro o la via perfetta. E noi siamo in una situazione di sospensione. No, dicevo, mi viene un po' difficile risponderti perché secondo me ci siamo ancora dentro ampiamente in questa situazione, quindi è difficile avere un'idea precisa di come sarà, però indubbiamente io credo che ci sia tanta energia e tanta voglia di pensare a come sarà la città del futuro. Io credo che, adesso mi allaccio un po' a quello che diceva Ermete, mi è piaciuto un po' il suo intervento sul rapporto della città e poi con invece i piccoli borghi o insomma i paesi più piccoli. Allora, io credo che cioè con la pandemia ci siamo un po' resi conto, abbiamo un po' rimesso al centro quali sono i bisogni primari, lo dicevi anche tu prima, sostanzialmente non eravamo, io credo che fossimo anche, stavamo vivendo la città, ma in un certo senso stavamo vivendo i nostri spazi, ma con la possibilità, la libertà di poter viaggiare, di poter andare, di poter fare tutto e di magari concentrare la nostra energia anche a volte sul di più, sul superfluo, no? Non accontentandoci mai e essendo sempre in movimento e mai fermandoci. Invece credo che questa situazione ci abbia dato la possibilità di riflettere molto sui nostri bisogni primari, di riportarci un po' al centro e credo che la cosa che abbiamo forse guadagnato da questo, almeno io parlo poi dal mio punto di vista, quello che abbiamo guadagnato in questo periodo è che ci siamo resi conto che il tipo di lavoro è un tipo di lavoro, il lavoro non per forza deve essere fatto fisicamente nello studio, può essere un approccio molto più fluido e quindi si può vivere, è ovvio che, come dire, la sinergia che si crea nel vedersi fisicamente, nel frequentarsi fisicamente, soprattutto nel nostro ambito che si lavora in team sempre, costantemente, è necessaria. Quindi io credo che comunque nel futuro sarà comunque sempre necessario, prezioso e utile confrontarsi e vedersi di persona. Però credo che questo si possa fare in un modo molto più fluido e molto meno strutturato e rigido rispetto a come era prima di questo momento. E allo stesso tempo la mancanza di tutti questi
la mancanza di in qualche modo muoversi, di uscire, di fare, ci ha fatto capire quanto sia importante il contesto in cui è inserita la nostra abitazione, in cui è inserito, diciamo, il nostro vivere quotidiano, indipendentemente dai viaggi o dall'andare al di fuori. E quindi io credo che comunque la città del futuro sia prendersi cura degli spazi in cui si vive, nella prossimità. Grazie Chiara. Voglio fare con voi un esercizio creativo, di fantasia, nel quale si può dire qualsiasi cosa. Questo è un esercizio che faccio spesso quando i miei pazienti o chi viene da me in studio è totalmente bloccato. Tu, Ermete, facevi riferimento alla politica cattiva, abbiamo parlato di Milano come politica positiva, Copenaghen, Bilbao, e ci sono altre molte città europee, non solo, città soprattutto post-industriali, che si sono reinventate, che hanno trovato una guida e l'hanno seguita. L'esercizio è questo, e voglio proprio che sia una fantasia. Quali sono le caratteristiche che dovrebbero avere le città del futuro affinché siano ecologiche, eque, solidali, sostenibili, generative? Partiamo da Chiara Visconti, alla quale piace moltissimo parlare di lavoro agile, non di home office. Vero, Chiara? Sì. Perché sono due cose diverse. Profondamente diverse. Allora, faccio lo sforzo di immaginazione con una velocissima premessa. La pandemia ha dato, diciamo, un colpo strutturale, una spallata definitiva ad alcune proprio categorie concettuali del lavoro, per come l'abbiamo inteso fino a ieri, il lavoro, diciamo, in ottica novecentesca, dove appunto la prestazione doveva essere eseguita in un luogo fisico, in un orario definito. La pandemia ha, diciamo, distrutto questa concezione del lavoro, che non tornerà più. E per cui di fronte a noi, oggi in modo ancora un po' nebuloso, oggi in modo costretto, quindi oggi stiamo facendo home working e non lavoro agile, ma il futuro chiaramente è fatto di un lavoro che si destruttura il suo rapporto con lo spazio e col tempo e ci permetterà di muoverci e di scegliere, questa è la parola chiave anche dello sforzo immaginifico che adesso vado a fare, di scegliere dove poter stare e dove preferire vivere. E perché dico questo? Perché l'ho visto succedere nel mio piccolo negli uffici, cioè, quando noi facevamo lavoro agile tanti anni fa ed erano le piccole sperimentazioni, cosa succedeva? Che non essendo più costretti a stare in un ufficio, l'ufficio non era più quel luogo spesso brutto ma adatto a contenere tante persone tutte insieme, le persone essendo libere di scegliere se andare o non andare in ufficio venivano attratte dall'ufficio, per cui l'ufficio andava e viene tuttora ripensato per essere il luogo attrattivo in cui le persone per scelta decidessero di venire, quindi luogo colorato, con sale riunioni, con luoghi comodi, con atto a attivare una socializzazione tra persone che se vanno in ufficio vanno per parlare, per stare insieme, per lavorare in un certo modo. Ecco, questa cosa la possiamo magari proiettare su una scala cittadina. Allora, se le persone avranno nel futuro, l'esempio dei borghi, la possibilità di scegliere da dove lavorare, avranno un rapporto con i luoghi più fluido, più anche alternato, decideranno di passare del tempo in un certo luogo, più vicino alla natura, altro tempo magari in città. Allora, in questa possibilità di movimento che il lavoro agile, per questo io mi scaldo e lo amo tantissimo, perché è dato proprio, si basa proprio su una libertà individuale di scegliere, in questa possibilità è chiaro che le città, per attirare le persone, dovranno diventare ancora più attrattive e quindi essere luogo di, soprattutto, crocevia di relazioni tra persone, quindi di cultura che aggrega, di scambi anche di, no, mi immagino anche i vecchi mercati, perché le persone dovranno venire in città per fare degli scambi, per relazionarsi, quindi io mi immagino una città in questo appunto ancora più vivace, più porosa, più meno anche rigida, perché pensate anche solo al mercato immobiliare, ci sarà meno bisogno magari di presenza a lungo periodo e quindi nelle città, ma invece più possibilità di venire per dei mesi e poi scambiarsi le case con altri, insomma io mi immagino una città più porosa, più permeabile, ma molto
ricca, perché dal punto di vista culturale e sociale, perché dovrà essere attrattiva nei confronti di persone che avranno la possibilità di muoversi nel tempo e nello spazio. Torno un secondo con la memoria e con un po' di rammarico a quello che era Milano adesso fino a un anno fa, perché adesso Milano purtroppo si è spenta con la pandemia e si è di nuovo richiusa su se stessa, ma io davvero dei ricordi di pochi anni fa, dove certe serate, certe giornate, certe domeniche, certi weekend a Milano era quasi un'emozione camminare e vedere in continuazione eventi, incontrare persone, perché era diventata una città molto molto vivace. Ecco, mi immagino nel futuro delle città come crocevia di attività relazionali, sociali, culturali, per cui le persone sono attratte, hanno voglia di tornare, di stare, di periodo di tempo che decideranno, molto fluido e molto attrattivo. Queste sono le due, diciamo, i due aggettivi che mi vengono da mettere a questa città che mi immagino nel futuro. Permette? In realtà Chiara descrive una città attraente, ma è una città che ha fortissime radici nel passato, diciamo, perché poi la cultura italiana, a parte piaceva molto il riferimento dell'altra Chiara al prendersi cura di un luogo come chiave anche delle relazioni, diciamo. Però io penso che bisogna incrociare la tecnologia con l'empatia, le nuove potenzialità con la capacità di relazionarsi, e che l'Italia è forte se propone una sua idea di modernità. Nelle città l'Italia ha una storia molto particolare. C'è uno slogan molto bello che in realtà è nato in Germania, adesso che tu stai a Berlino, che è l'area delle città rende liberi, che però è stato applicato in Italia, nel senso che è lo slogan che sostanzialmente è dietro la nascita dei comuni e delle città italiane. Addirittura a Bologna nel 1200, non so quando, questa divenne anche una norma, cioè perché si diceva l'area delle città rende liberi? Perché i servi della gleba, coloro che erano sottoposti a limitazioni fortissime, se mettevano piede in città venivano affrancati dai loro obblighi. E Bologna addirittura stanziò allora una specie di fondo per rimborsare, diciamo, i nobilastri che perdevano, diciamo, queste persone che andavano in città per fare un'altra scelta di vita. E le città in Italia erano molto più numerose che nel resto d'Europa. Nel 300 in Italia c'erano qualcosa come quasi 100 città o cose simili a città, e vivevano in queste città il 22-23% della popolazione, nel resto d'Europa erano meno del 10%. In Inghilterra ancora nel 500 c'era meno del 5% della popolazione. E le città erano il luogo allora in scala di quello che dice Chiara oggi. C'erano il posto dello scambio, della ricchezza, delle relazioni. Io amo molto, anche Mauro lo sa, ma anche i miei amici lo sanno, un brano della Costituzione senese del 1309. I senesi erano dei grandissimi rompipalle, adesso, dei rompiscatole, diciamo, no? Basta chiedere agli aretini, ai grossetani, ai fiorentini. Difatti i senesi non ricordano come giornata dell'orgoglio senese il giorno del Costituto di Siena, della Costituzione senese, ma il giorno della battaglia di Montaperti di 30 anni prima, quando in inferiorità numerica massacrarono 12.000 fiorentini, no? Quindi non era una città governata col metodo Montessori, ecco, mettiamola così come spirito. Ma quei senesi nel 1309 scrivono una Costituzione, il Costituto di Siena, bellissimo. Lo scrivo in italiano perché tutti lo dovevano capire, anche se i giuristi scrivevano in latino. E lo affiggono nelle chiese perché tutti lo dovevano conoscere, no? E ci sono tre righe di quel Costituto che non solo sembrano la sceneggiatura dell'affresco del buon governo di Lorenzetti, che viene dipinto 30 anni dopo, ma sembrano per me un progetto ancora oggi, certo. Mancano i computer, mancano la tecnologia per l'appunto, che ancora oggi per me è attraente, perché dicevano quei senesi, chi governa deve avere a cuore massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezze forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Io lo trovo fantastico, perché
chi governa deve avere a cuore la bellezza della città, vabbè, non l'abbiamo fatto sempre in Italia, ecco, mettiamola così, potrei da ambientalista fare molti esempi che smentiscono questa propensione. Per cagione di diletto allegrezza e forestiere, io lo trovo fantastico, perché in questa frase c'è l'inclusione e l'accoglienza, ma c'è anche il soft power, c'è il marketing territoriale, la percezione che chi affascina ha una marcia in più, no? E tutto questo per cosa? Per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. L'onore è un bene molto particolare, perché non si misura e non si compra l'onore, ma è la base della buona economia. Senza onore non c'è prosperità e accrescimento della città e dei cittadini. Allora, quando tu mi dici che idea di città tu hai in mente, io devo una città che va verso la modernità, si muove verso le emissioni zero di CO2, riduce l'inquinamento e anche i morti da questo punto di vista, il ragionamento sarebbe lungo, ma che conserva lo spirito di quelle righe del Costituto di Siena. Conserva queste radici antiche che sono poi legate al cuore della nostra cultura. Hai detto che i senesi erano rompiscatole, ma anche visionari. Ci perdoni, sì. I senesi, perché sono totalmente d'accordo con te. E grazie anche per dare due o tre idee concrete di cosa si deve fare, non cosa si dovrebbe fare. Chiara Liso, architetto, aiutaci tu con delle idee concrete. Sicuramente in una città, secondo me, puntare a una mobilità anche una mobilità sostenibile, una città, a me viene in mente una città come Milano, o comunque in qualche modo riuscire a facilitare i collegamenti da una parte all'altra della città in modo smart e eliminando il più possibile la mobilità la mobilità dell'auto singola, personale. Esatto. Piuttosto che... io penso che per anni Milano sia, per esempio, io mi riferisco a Milano perché poi è la città in cui vivo, che conosco principalmente, sia stata anche negli ultimi anni una città fortemente attrattiva, ricca di eventi, ma che per tanti anni è stata forse anche accentratrice di certi luoghi più o meno attrattivi, e mentre altri invece siano stati, come dire, un po' più dimenticati o un po' più spogli. Invece negli ultimi anni si sta appunto un po' come gli interventi che citavo, che riguardano più che altro le periferie, ci sono tanti interventi, tanti edifici, tante soluzioni un po' abbandonate, quindi il mio immaginario è quello di poter andare a ricucire tutta una serie di strutture e di realtà e di contesti che in questo momento sono abbandonati, e un po' secondo me la chiave è quella anche interpretativa giusta, è quella che riportava Chiara della compartecipazione, cioè la città ideale secondo me bisogna partire dall'interrogarsi, dal chiedere i bisogni primari delle persone e trovare una modalità di applicazione che sia efficace e non troppo costruita, cioè sia una modalità che possa in qualche modo creare una reazione in tempi giusti, in tempi brevi, per così dire. E cercare di ridistribuire, come dire, possibilmente le funzioni anche soprattutto in quelle realtà dove magari esistono quartieri, ci sono tanti quartieri dormitori dove ci sono soltanto residenze, oppure quartieri dove c'è una concentrazione di uffici che poi dopo una certa ora si svuotano, e quindi cercare di in qualche modo
riuscire a creare delle micro realtà che però siano complessive e, come dire, che abbraccino un po' anche la parte culturale, piuttosto che, insomma, che in qualche modo non facciano vivere anche le realtà più piccole della città e non solo la parte più centrale, che è un po' la parte sinergica. Quindi questa è un po' il mio immaginario. Preparati, perché tra qualche minuto ti chiederò che cosa devono pretendere, meglio usare chiedere, conversazione, dialogo, i giovani dai senior. E quindi chiedo a Chiara Visconti, a Ermete, che cosa pretendete dai giovani affinché appunto ci sia questa conversazione tra le generazioni. Nella mia fantasia, una città, la città del futuro, è dove i senior, chi ha esperienza, accompagni i junior per far sì che loro acquistino esperienza e diventino a loro volta dei senior. Chiara, tu hai amministrato la città, la conosci molto bene. Allora, credo che i giovani in questo momento, fa un po' ridere i giovani, però insomma in questo momento ci sia una generazione che sta vivendo un cambio epocale, uno scarto della storia che noi osserviamo con gli occhi appunto di chi conosce bene cosa è successo nel passato e siamo curiosi, io sono molto curiosa, ma i giovani la stanno vivendo con le capacità già innate di cavalcare l'onda. Certo. Questo per me è molto chiaro, anzi, se ci sono delle persone giovani che ascoltano, mi piacerebbe dare un messaggio rassicurante, nel senso che adesso siamo dentro la tempesta e magari uno si sente un po' sperso, in realtà avete davanti a voi un'opportunità incredibile, perché vivere in prima persona lo scarto della storia, una roba che poi si legge nei libri, ma è estremamente emozionante. Il vantaggio competitivo che hanno loro è che loro lo sanno fare, io magari arranco un po', invece loro lo sapranno fare molto bene, e quindi io quello che da senior chiedo a una persona giovane di con forza portare avanti quello che questo scarto sta accelerando. Torno al mondo del lavoro, non si lavorerà più come nel passato, questo è chiaro, è evidente, ma non è un dettaglio, ci sono milioni di persone che non lavoreranno più come abbiamo lavorato noi con le nostre categorie concettuali, e c'è un paese intero nostro che potrebbe diventare il posto più bello al mondo in cui far lavoro agile, attrarre milioni e milioni di turisti che però vengono a lavorare da noi. Quindi c'è in ballo una quantità di possibilità pazzesche. I giovani nascono già con questa attitudine al lavoro, nascono già col fatto che appunto sono, anzi lo chiedono loro nei colloqui di lavoro, sono spesso i ragazzi che dicono ma si fa smart working in questa azienda perché sennò non ci interessa neanche. Quindi quello che io chiedo è a loro con forza di portare naturalmente queste attitudini che loro hanno già, che saranno centrali in questo futuro che sta arrivando, perché ormai si è affacciato alle porte, quindi di essere molto protagonisti in questo, e se in questo momento hanno paura perché stanno vivendo da reclusi, in realtà di tirar fuori questa consapevolezza che sono sull'onda di uno scarto che sta facendo la storia e hanno tutte le chance per poterne beneficiare. Quindi rimmaginando le città, rimmaginando il loro futuro lavorativo, loro hanno già questa educazione, la cosa più banale è il digitale, vuol dire, ma non è solo quello, è proprio un modo di anche di concepire gli eventi, non con la profondità che magari le persone della mia generazione erano abituate ad avere, ma con questa leggerezza che non è la leggerezza appunto calviniana, non è la leggerezza dell'essere vacui, ma di sapere stare sulle cose e provare a vederle in questo modo orizzontale. Davvero si stanno aprendo dei confini nuovi, e i giovani hanno già questa mentalità che è capace di vedere ben oltre i confini. Se torniamo un attimo alla città, io ho cercato di dirlo prima, mi immagino una città porosa è brutto come aggettivo, aperta, è una città che non ha confini, perché mentre oggi le scelte erano definitive, o vivo in città o vivo in campagna, con il lavoro fluido si potrà decidere di passare del tempo in città, passare del tempo da un'altra parte. I giovani questa cosa la sanno fare molto bene, i ragazzi che citava Ermete che sono andati nei due borghi a studiare hanno questa attitudine qua. Insomma, secondo me i giovani sono cittadini di un mondo che sta cambiando, ma hanno già le attitudini per essere loro protagonisti. Io da senior chiedo, aiutateci a noi a entrare con forza in questo mondo nuovo, perché voi lo sapete già fare, questo lo dico con grande convinzione e con estrema curiosità. Io da senior sono molto curiosa di vedere cosa succederà e che capacità avranno i giovani, e li guardo con grande interesse. Grazie.
Permette? Io gli chiederei innanzitutto di non comportarsi come la battuta finale di Mediterraneo, torniamo lì, non ce l'hanno lasciato fare, no? Ovviamente c'è una responsabilità dell'amministrazione, della politica, di tutti noi, diciamo, nel creare le precondizioni. Torno sulla metafora del buon governo perché c'è, non so se è vero questo, però voi sapete che c'è l'affresco del buon governo e c'è l'affresco del mal governo, no? Dell'affresco del mal governo rimangono solo alcuni frammenti, quindi, però alcune cose si capiscono. Nel buon governo c'è gente che sorride, si guarda negli occhi, lavora, fa attività. Nell'affresco del mal governo c'è gente arrabbiata, torva. Allora c'è qualche studioso che sostiene, non so se è vero, che sono le stesse persone, cioè che anche dai frammenti si capisce che sono le stesse persone che con il buon governo sorridono, no? E con il mal governo invece sono irascibili, sono aggressivi nei confronti degli altri. Quindi noi abbiamo il compito di permettere, e non è un compito semplice perché tanti errori si fanno, tante arretratezze ci sono, di permettere il sorriso. Loro hanno per sé innanzitutto, ma anche per tutti, quasi il dovere di osare, di provarci, no? C'è una bellissima frase di Chesterton, di essere generativi, direbbe il mio amico Magatti. C'è una bellissima frase di Chesterton che dice: la vita è la più bella delle avventure, ma solo l'avventuriero lo scopre. Ecco, se i giovani non sono avventurieri, non aiutano né se stessi né gli altri, quindi buttatevi, provateci. Io quando ero giovane, se mi trattavano da giovane, mi incazzavo. Nel senso, io non ero un giovane, non mi volevo sentire trattato da giovane, mi volevo sentire valutato perché avevo delle idee, avevo delle cose, eccetera. Non volevo essere, diciamo, aiutato paternalisticamente, volevo prendermi i miei spazi. Devono fare questo. Grazie, Ermete. Chiara Liso, cosa chiediamo ai nostri senior, a quelli generativi, ma soprattutto a quelli non generativi? A quelli che trattavano Ermete da giovane. Perché erano tutti, eh? Di dare spazio, di farsi da parte, diciamo così. Non per forza, farsi da parte è una parola forte. Di lasciare spazio e ascoltare. Secondo me ascoltare le idee di queste nuove generazioni, sono d'accordo anche con quello che diceva Chiara, che i giovani hanno delle capacità di visione che sono molto più aperte e molto più trasversali rispetto alle nostre, quindi per certi versi sull'approccio e su abbiamo noi da imparare più che loro da noi. Quindi secondo me è lasciargli spazio e dargli un supporto sulla base di un po' più di esperienza magari che invece hanno le generazioni, diciamo, dei senior, ecco. Però dargli spazio e ascoltare le loro idee, i loro bisogni e lavorare insieme, creando sinergie. Io vi ringrazio. In conclusione ringrazio chi presso la Milano Digital Week ci ha invitato. Ringrazio Unipolis che ci ha accompagnato dalla primavera dell'anno scorso in questa avventura, in questo osare, in questa creatività, perché la prossima generazione nasce appunto come un'iniziativa che desidera fare da contenitore, sviluppatore e veicolo di proposte che potranno essere portate all'attenzione di chi può contribuire, i senior, a farle conoscere, implementare e diventare realtà. Abbiamo raccolto moltissime proposte, più di 60 dall'anno scorso. Se io posso aggiungere qualcosa, come dicevi tu, Chiara Visconti, ridendo, i giovani come se fosse una massa confusa. I giovani hanno idee, però non hanno i mezzi per portarle avanti. I giovani hanno delle proposte, hanno sempre bisogno di mentor. Noi abbiamo messo a disposizione di chi ci portava una proposta dei mentor, che li hanno accompagnati.
E in conclusione, io spero che le città possano essere sempre più basate su quella che gli inglesi chiamano diversity, la diversità, l'eterogeneità, perché è facile dire vogliamo una città ecologica, equa, solidale, sostenibile, generativa, ma dobbiamo rimboccarci tutte le maniche per fare delle nostre città, dei nostri paesi qualcosa di migliore. E noi giovani, Chiarliso, forse tu sei d'accordo con me, che abbiamo tanta forza, tanta energia, ma siamo anche inesperti e ci crediamo senior. E quando ci crediamo senior senza l'esperienza, poi facciamo dei gran casini. E quindi andare a braccetto junior e senior potrebbe essere la cosa migliore, generativa. Chiara Visconti, Chiara Liso, Ermete Relacci, vi ringrazio moltissimo e vi faccio i migliori auguri perché ne abbiamo bisogno. A presto. Grazie. Grazie. Salutaci Berlino. Volentieri. Ciao ciao. Grazie, ciao. A presto. Ciao.